Serata non fredda, 11 gradi, ottima temperatura, non c'è molta umidità. Zidane a cercare Sneijder, ecco i due francesi, Zidane gira al largo, supera anche Baggio, anche Tudor al limite dell'area piccola. Ferrara, a destra il difensore croato, ribatte sul corpo di Deschamps e può partire il contropiede bianconero. Coe attaccato a Zidane, esce molto bene Zidane fra due avversari e poi tocca a Davids sulla destra, arriva anche Conte, presa quasi in controtempo la retroguardia nerazzurra, Harry Dante. Ribattuta da Zidane, Šemić in possesso di palla, Deschamps, buona guardia, può partire il contropiede della Juve e Harry è in posizione regolare, chiude su di lui. Zidane, si fa vedere Birindelli, ritorno di Ancelotti a San Siro, vi era già stato quale allenatore del Parma, Carlo Ancelotti qui da giocatore ha vissuto stagioni indimenticabili con il Vera, nelle file di Inter e Juventus, Deschamps, Zidane. Per l'Inter 3 sconfitte consecutive, 2 in campionato, Perugia e Lazio. Tudor, Zanetti, arriva Tombolini, Zidane chiede scusa all'arbitro, può capitare. Zidane lancio a cercare Sneijder, ancora Galante. Dalla bandierina Zidane, marcatura ferrea, prova Ferrara. Coe, Galante in anticipo su Sneijder, vince. Vicino a lui sempre Deschamps, Zidane subisce un attacco da parte di Simeone, si prosegue, va a largo ora Zidane e poi nuovamente si accentra, lo segue costantemente Coe. Ai mondiali era stato marcato da Šemić, Zidane in Francia-Croazia ad esempio. Sneijder, Birindelli, respinta da Tudor, Davids mette in movimento Zidane che tocca tra Coe e Galante, Deschamps riceve Zidane. Pochi gol per il francese quest'anno, dà la potenza ai gol di un certo Ronaldo, le protagoniste della volata scudetto dello scorso anno. Barriera 3 con Coe pronto ad uscire, Davids, Zidane cavalca Henry, ferma Coe, il dispositivo bianconero funziona. Dall'altra parte il fallo commesso da Zidane, nelle Birindelli chiude molto bene Deschamps, sempre a cercare Zidane, sempre marcato da Coe, non trattiene Conte, Baggio e poi c'è questo volo. Aveva Birindelli, poi lo molla Baggio, fermato da Zidane, è stato da Sneijder, attaccato da Zidane che ruba palla, non aver segnalato questa presenza. Ferrara intanto, Zidane, Birindelli ai primi 45 minuti, partiti per la ripresa. Deschamps, Davids, ancora Deschamps, Coe sempre per Birindelli, dentro per Zidane, finta intanto di Davids, il giro di Zidane, bene così come ha fatto nella prima parte del match. Zidane, Henry da una parte, la palla dalla deviazione, la palla recuperata da Deschamps, Zidane. Lo bracca Zanetti, arriva Mirkovic, la deviazione di Winter, un rimbalzo che tradisce Coe, poi alza la gamba Zidane. Sette U. Torna indietro Zanetti, Argentino, recupera palla Davids, Zidane, largo e Sneijder. Arrivano intanto i dati ufficiali, mentre Colonnese, che era andato a vuoto, irregolare di Henry.
ma è una Juventus ritrovata dal punto di vista della compattezza, questo sì. Conte, Zidane ancora, in fuorigioco Henry. E superato anche dal giocatore serbo Zidane. Colonnese. Inzaghi di prima su Zidane, poi Coe che lo rimonta, controllo di Tudor, poi Šimić su Inzaghi, arriva Galante che ferma in qualche... stacca ancora Colonnese. Zidane verso Davids, anzi male, regala questa rimessa laterale all'Inter, Pirlo gli ruba palla a Zidane, mette in movimento Davids, fermato da Simeone, poi ancora Zidane che commette fallo. È pronto Ventola. D'accordo immediatamente con le scelte. Zidane. Probabile passaggio in profondità. E poi Zidane recupero. Che però non ci sembra fino a questo momento debba assumere i contorni molto là a favore di chi difende. Simeone. Fermato da Zidane. Ancora Winter. È sempre in possesso di palla. Il tocco verso Zidane, una mano, Galeo. Opera questo lungo traversone, Zidane, Tudor ancora, Zanetti superato da Zidane che dà in profondità ad Inzaghi, Inzaghi chiuso. E poi Zidane che va a calciare contro Colonnese e Galante che erano finiti entrambi a carpone. Lungo Šimić, Simeone supera Zidane. A cercare Zidane, Inzaghi, turbare di Livio, poi Deschamps. Zidane, scatta di Livio che è fresco. E poi però non riesce a mantenersi in equilibrio. Pirlo difende su Zidane, Coe, punto che comunque non serve ad entrambe, oppure serve perché entrambe hanno mantenuto una propria imbattibilità. Intanto Zidane fallo da dietro su Zanetti, le immediate scuse del pallone. E Zidane che era diffidato salterà il prossimo match, quello contro la Sampdoria. Finisce qui Inter-Juventus 0-0. Forse delusione soprattutto nei tifosi, negli 80.000 che sono venuti a San Siro.